scusate, sentite qualsiasi cosa, insomma, magari la tovaglia non merita. Ecco, la cosa un po' particolare, diciamo, di questa gara è, al di là della fatica fisica, è la, appunto, la caratteristica dell'autosufficienza, quindi di avere questo zaino. Chi corre sa che, insomma, già correre non è facile, con lo zaino poi è un po' più difficile. Diciamo che uno dei segreti di questa gara è un po' gestire l'organizzazione tecnica, quindi organizzarsi lo zaino in modo che sia il più leggero possibile e il meno ingombrante possibile. C'è un regolamento della gara che è molto severo, molto, per cui quando si parte dentro lo zaino ci deve essere una dotazione minima di sicurezza, quindi devono esserci coltello, accendino, telo da sicurezza, cioè tutta una serie di cose che ti garantiscono, nel caso in cui uno si perda, di sopravvivere almeno nel deserto, siero antivipera e un minimo di calorie giornaliere, cioè per regolamento, se non mi sembra, fossero intorno a 2000 calorie ogni giorno. Controllano prima di partire, nel giorno prima, fanno il controllo di tutti gli zaini, quindi immaginate anche l'organizzazione che è complicato, si aprono tutti gli zaini, controllano che uno abbia tutte le calorie, quindi bisogna preparare tutti i cibi con un'autocertificazione, insomma, delle calorie che uno ha. Lo zaino deve pesare almeno 6,5 kg, cioè c'è un peso minimo, questo l'hanno fatto perché molti, soprattutto i primi, chiaramente meno pesa lo zaino e più si va veloce, meno si fa fatica. I primi tendevano un po' a fregare sulla roba, dicevano che avevano le calorie, invece tendono, magari uno tende a mangiare meno o a non avere la roba dietro. Quindi questa è un po' la particolarità, infatti molti mi chiedono, tutti mi chiedono delle cose come ti alleni, come cioè la parte, diciamo, di fatica da un punto di vista atletico. In realtà chi non, fino a che non si va là fa provare, si capisce che la cosa più difficile è la parte tecnica dello zaino, che uno non si rende conto, ma insomma avere 6,5 kg e avere 7 kg c'è una differenza fondamentale. Io era la prima volta che andavo, quindi non sapevo, mi sono affidato un po' alla gente che, di esperienza, che l'ha fatta. In Italia, gli italiani sono sempre, noi eravamo in 50 italiani, c'è gente che... C'è un italiano che è uno degli referenti locali dell'organizzazione che l'ha fatta 23 volte, quindi quasi tutte le edizioni. Se lo vedete, la persona più improbabile è uno che durante l'anno fa di allenamento, io non ci credevo, ma me l'hanno confermato, 60 km al massimo in tutto l'anno. Cioè lui prima di partire per la Maratona de Sable ha fatto due domeniche, due corse da 20 km. Punto. Chiaramente cammina dall'inizio alla fine, è una gara che, come in tutte le cose, dipende sempre uno come l'affronta, no? La maratona, cioè, i primi la fanno in 2:10, gli ultimi la fanno in 6 ore. È la stessa cosa, il più lungo tempo, insomma, considerate che il primo ha vinto, si sommano tutti i tempi delle tappe, il primo ha vinto in 16 ore complessive, per fare 200, quest'anno abbiamo fatto 210 km quasi, 16 ore il primo, l'ultimo ha fatto una roba tipo 80 ore, che stiamo parlando di mondi completamente diversi. Però la cosa, secondo me, la cosa particolare, al di là degli aspetti agonistici, è l'avventura, cioè la passione, l'avventura, questa non è una gara, diciamo, non è una gara della domenica, passatemi in termine, non è la corsetta, la mezza maratona o la maratona che tutti più o meno chi corre fa. È una gara che ti lascia un sapore diverso, perché vivi per una settimana in autonomia, cioè vuol dire essere veramente autonomo, non avere una credenza dove si apre e si mangia o il frigo, cioè vuol dire stare per una settimana in mezzo alla natura più bella, perché poi se qualcuno magari è capitato di stare di visitare il deserto, uno si immagina il deserto come un posto dove non c'è niente, c'è solo la sabbia, in realtà invece il deserto è un posto dove il
panorama cambia ogni chilometro, e c'è la sabbia, ci sono le rocce, c'è fiumi, c'è acqua, c'è vegetazione, ci sono steppe, sassi, quindi la natura vince su tutto. Ecco, è molto particolare lo spirito della gara, perché si vive in contatto con le persone che ti stanno, che ti corrono vicino, si vive a contatto con la natura, ripeto, per 5 giorni in maniera totale, cosa che magari noi ormai nella nostra vita quotidiana non siamo più abituati a fare, insomma, senza telefono, senza nessuno che rompe, senza le cose basiche, immaginatevi solo una giornata normale, è tutto stravolto. È tutto una dimensione più, no, quasi un ritorno un po' alle origini. C'è insieme, poi c'è anche ovviamente l'aspetto agonistico, la competizione, la gara, che rimane, diciamo, una gara per i primi 50-60 classificati, per tutti gli altri è una, loro la definiscono una grande passeggiata lunghissima in mezzo al deserto, perché molti di 800 persone, credo che quasi 500-600 camminino, alternano magari un po' di corsa, un po' di camminata, ma insomma, 210 km tutti di fila diventano pesanti se uno non è allenato. Un messaggio che a me piace far passare, poi, per chi può essere curioso anche di provare, è di non aver paura. È una gara che fa molta paura a sentirla raccontare, perché uno si immagina 240 km nel deserto, senza mangiare, dormire, bere, dormendo per terra. In realtà, lo so che sembra facile dirlo, però è molto più facile, più affrontabile di quanto sembra. È molto meno difficile dal punto di vista fisico, perché il corpo è una macchina veramente incredibile, si adatta a delle situazioni che uno non si immagina neanche. La difficoltà della gara, che per chi non la conosce, per chi non l'ha mai fatto, può essere quella della paura di non farcela, in realtà è sopperita dall'aspetto direi, come si può dire, di passione, di sentimento che c'è intorno alla gara, cioè le persone che vi stanno vicino per una settimana, che camminano con voi, vi danno una forza incredibile, è una sensazione che, non so, difficilmente io ho provato facendo qualsiasi tipo di sport. Io ho fatto l'Ironman, diceva Paolo, ma l'ha fatto anche Paolo, qualcuno di voi aveva provato a fare una maratona, in piccolo anche una maratona è un, insomma, ci si sente trascinati, se avete fatto sapere, insomma, che la gente, il pubblico, piuttosto che chi vi corre vicino, è sempre uno stimolo. Questa è una cosa dove tutto è amplificato all'ennesima potenza, perché la fatica è 10 volte superiore, però le sensazioni che si vivono durante la gara sono 100 volte superiori. E ripeto, raccontavo, Paolo mi chiedeva come sono tornato, se mi fosse piaciuta di più, comunque di quali fossero state le differenze fra l'Ironman o altre gare che avevo fatto e questa. E devo dire che c'era un italiano che poveretto, mi dispiace, io l'ho conosciuto, ma dicevano fosse una leggenda della Maratona del Sahara, un personaggio, si incontrano dei personaggi che voi non avete idea. Questo qua era uno di Torino, lo chiamavano il Varano, perché sembrava, era una specie di bestia del deserto, un altro che non correva niente, e nello zaino aveva praticamente solo robe da bere e sigarette, viveva così nel deserto, che è venuto a mancare tra l'altro una settimana prima di partire, io non l'ho conosciuto, ma diceva che questa era una persona molto conosciuta anche giornali, televisioni, a volte era finito raccontando di queste sue avventure, e lui diceva che gli uomini, diciamo, un po' esagerando, che gli uomini si dividono in due, chi ha fatto la Maratona del Sahara e chi no. Prendendola con
lo spirito giusto, cioè senza esagerare, non è necessario fare una